tipo di pazienza. No, no, dai, tutto te. La quale ha insistito perché prendessi la parola sul tema indovinati, che è un tema difficile e soprattutto dal punto di vista pittorico, specialmente solo per addetti ai lavori. Quindi mi tocca fare un mestiere questa sera che non è mai stato il mio. E perciò perdonatemi in anticipo. La prima cosa da fare è ringraziare Patrizia per questa ennesima iniziativa che ha assunto, che si colloca nel filone delle sue riscoperte maremmane e nella sottolineatura di determinati personaggi che hanno fatto la storia della pittura a Grosseto, specialmente nel dopoguerra, e che hanno, se possiamo dirlo, anche determinato un minimo di scuola locale, una scuola che si differenzia da quelle più importanti e più famose che ci stanno intorno, cito per esempio la scuola livornese. Bene, questo è vero, ed è vero anche che i personaggi in particolare che sono stati messi in luce nelle mostre che hanno dato in sostanza il debutto della galleria dedicate a Gentili e in questo caso a Dominici, anche se una mostra ricca ma nello stesso tempo limitata rispetto alla produzione che potremmo dire veramente molto estesa di questo autore. Io perché vi parlo? Perché Dominici io l'ho conosciuto e siccome stiamo dicendo Dominici nel nostro ricordo, io sono uno delle persone di Grosseto che lo ricorda, sia come uomo, come insegnante e come pittore naturalmente. Però le cose che vi dirò riguardano più il contatto umano e il contatto, diciamo così, di frequentazione, ovviamente fatta con il disegno che percorre da studente e insegnante, e anche il dislivello che è dettato dalla età differente, di un uomo molto particolare, tanto nei rapporti umani quanto nella pittura. Un uomo per descrivere il quale, come diceva qualche sera fa qui Pisani, basterebbe mettere su un tavolo un pacchetto di sigarette dei fiammiferi e già sarebbe descritto in tutto e per tutto. Un uomo riflessivo, un uomo sostanzialmente schivo e riservato, e da un carattere tendenzialmente rivolto all'introspezione e alla produzione che lui sicuramente aveva in testa per i nuovi lavori, per quelli che sarebbero state le sue nuove inclinazioni verso temi e descrizioni sempre molto variate, sempre oscillanti tra questa specie di rarefazione che introduce nella sua rappresentazione e il lirismo che contraddistingue tutta la produzione. Io sottolineerei un po' di meno la questione dell'impegno sociale, dell'impegno politico, perché secondo me questo tipo di ispirazione alla fine si è rivelato, penso sostanzialmente, un po' meno felice e meno produttivo che non la sua diciamo, evoluzione fino ai tardi lavori veramente straordinari. Vi dicevo, io lo ricordo come insegnante perché è la prima persona che io ho avvicinato e che senza diciamo, essere diciamo, severo nei miei confronti ha nello stesso tempo avuto il coraggio e anche la sopportazione di guidarmi nel disegno come insegnante e sopportare, diciamolo pure,
le cose terrificanti che i giovani, i ragazzi producono quando sono ignoranti, in sostanza. Ignoranti del disegno, ignoranti dell'uso del colore, ignoranti nell'uso della tecnica. E lì ho scoperto un Dominici molto paziente e molto accomodante, anche rispetto ai cattivi esercizi che venivano proposti e che sicuramente sarebbero stati da un personaggio meno tranquillo, meno severo, diciamo, sarebbero stati più severo, sarebbero stati sicuramente respinti. Invece lui mi ha accolto e la prima volta che sono andato nel suo studio, da lui invitato, lui aveva in quei tempi, siamo negli anni 60-61, aveva lo studio per il corso in quel palazzo nuovo, tutto di alluminio, Palazzo Freddo, dove attualmente c'è un negozio di profumi, al primo o secondo piano, un palazzo che col suo aspetto sicuramente contraddiceva totalmente i lavori diciamo, caldi e confortanti che Dominici produceva a quell'epoca. Entrando nel suo studio, ovviamente permeato dall'odore del fumo, del tabacco, con questa tavolozza costituita da larghe chiazze di colore, le stesse che vedete qui disposte sui nudi e sugli sfondi di questi quadri, c'erano dei crateri enormi di colore, impressionanti, secchi, che non si capiva bene come si erano formati e come venivano poi gestiti nell'attività quotidiana. Ma la cosa importante di questo studio era la finestra, perché dalla finestra dello studio di Dominici si vedeva uno scorcio di grosseto straordinario, dei tetti diretti verso la parte antica di Grosseto, nella direzione, diciamo, del Cassero e del vecchio ospedale, dove questa collocazione, questa disposizione dei tetti veramente dava già un quadro già lì bello e pronto, come se uno fosse spinto giorno per giorno a disegnare questo stesso soggetto in tante versioni diverse, in tanti orari diversi, con tante luci e intonazioni trascoloranti durante l'arco della giornata. Questo tipo di atteggiamento mi ha colpito molto e per questo motivo io ho continuato, anche rispetto ai consigli che capivo benissimo erano diretti a correggere anche in modo potente i lavori fatti, che erano rivolti tanto a me quanto ai miei compagni di scuola. Io ero uno studente del liceo scientifico, piuttosto fortunato, perché insieme a Dominici in quella classe di docenti c'erano personaggi come Cassola, Mazzolai, quando si riportano 20 anni è così. Bravo. E dunque tutto questo per dire, per parlare di un personaggio che anche dal punto di vista dei contatti e delle relazioni non faceva mistero né della sua attività né del suo impegno né della colleganza con tutta un'altra serie di personaggi che gli stavano intorno e che in qualche misura mutuavano da lui il modo di fare pittura. Sono personaggi che i vecchi corsetani conoscono tutti. Non li nominerò perché sicuramente me ne dimenticherei qualcuno, ma che in qualche modo hanno costituito un gruppo di riferimento al quale anche qualche giovane faceva, diciamo, seguiva con attenzione, cercando di raccogliere suggerimenti, stimoli, suggestioni e anche la possibilità, volendo, di continuare in questa attività, cosa che io ho cercato di fare ovviamente a sprazzi,
e sempre riferendomi però al giudizio critico di Bruno Dominici, dal quale io sono ritornato poi più volte, raccogliendo via via qualche incoraggiamento in più rispetto all'inizio. E questo sicuramente penso che mi abbia alla fine giovato, almeno nel mio intimo e nel mio piccolo. E dal punto di vista, diciamo, della pittura, ovviamente non tocca a me, che non sono un critico, parlare dei suoi lavori, ma è certo che tanto per la scelta dei soggetti quanto per l'uso suo originalissimo dell'esposizione pittorica, secondo me rappresenta un personaggio di grande originalità e di grande potenza nel panorama locale, ma non solo. Del resto, il fatto che abbia frequentato anche ambienti diversi e che in qualche misura si sia dovuto cimentare anche con l'esperienza dell'insegnamento, sono dell'opinione che lo abbia anche maturato notevolmente e che, diciamo, fondendo le caratteristiche della sua personalità così ben delineata nella fotografia di Calvertina, di quel catalogo che ricorda stranamente e drammaticamente I mangiatori di patate di Van Gogh, e che però lo trasfigura nel modo più intelligente e veridico possibile, io penso che Dominici rappresenti per noi un punto di riferimento che non si può dimenticare. E quindi bene ha fatto Patrizia a insistere con tutti gli amici che gli stanno intorno, dai quali ha attinto questa antologia di lavori, di proporre all'inizio della sua carriera di gallerista un ricordo di Dominici che per noi è un ricordo confortante e anche emozionante. Grazie. Grazie a Patrizia.